che a più risorse date corrisponda sempre più qualità e quantità dei servizi erogati. Perché se è vero che negli ultimi 30 anni quasi ogni anno è aumentato il fondo del sistema sanitario nazionale, che viene ripartito proporzionalmente con dei parametri molto chiari, stabiliti tra l'altro dalle regioni d'intesa con il governo, a tutte le regioni italiane, credo che ognuno di voi sappia o possa raccontare che non in tutta Italia più soldi hanno corrisposto a più qualità e più quantità. E siccome parliamo di spesa pubblica, bisogna che ogni euro che viene investito sia speso bene. E quindi io penso che davvero il tema che ponete e che si pone è un tema centrale. Peraltro il Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione ha dedicato un intero capitolo alla sanità. Io ho invitato ed è venuto Raffaele Cantone alla sede della Conferenza delle Regioni lo scorso anno e abbiamo affrontato una discussione relativa alle questioni che l'ANA pone più in generale su diversi temi a partire dagli impatti, ma abbiamo affrontato anche in particolare il tema della sanità, perché come sapete vale nei bilanci regionali 2/3 e 3/4 dell'intero bilancio che le regioni spendono ogni anno. Io volevo concentrarmi su tre parole: programmare, prevenire e perseguire, per vedere se possiamo dare un contributo nel quale ognuno nella propria autonomia fa il suo pezzo per dare una mano. Ora, la prima questione è che i disservizi e il dubbio generano una corruzione. Meno funziona la qualità e la quantità dei servizi erogati, più è facile che lì si insedi un sistema anche eventualmente corruttivo. Noi abbiamo provato a immaginare però che allora più programmi, più è facile prevenire. Dico più programmi perché ad esempio sono 2 anni che per la prima volta si è riusciti a suddividere il fondo nazionale non a dicembre come si faceva, cioè alla fine dell'anno, ma a febbraio. E chi si occupa di aziende o di imprese sa che se la programmazione viene con risorse certe a inizio anno è più facile evitare errori o sbagli o inefficienze alla fine dell'anno, o quantomeno si sanno meglio dove stanno dopo le responsabilità. Una delle prime questioni che abbiamo affrontato proprio per programmare è quella che tra le aree segnalate dal Piano Nazionale di Corruzione rientra il settore degli acquisti e dei contratti pubblici. Tant'è che da questo punto di vista si sta facendo anche con il sistema delle regioni passi in avanti molto forti sul fronte delle centrali uniche d'acquisto. Oggi, scusate, ma bene, nei 5-10 minuti che utilizzerò, indossare la giacca del Presidente della Conferenza delle Regioni e poi, come mi avete chiesto, provare a spiegare qualche best practice, se così viene intesa, della regione che governo. Noi lo scorso anno con la centrale unica degli acquisti abbiamo risparmiato 177 milioni di euro, dei quali 80 milioni essendo enti locali, però valgono per le aziende sanitarie, le 14 delle regioni. Ci sono regioni che su questo devono fare passi in avanti, stiamo provando a darci una mano, l'indicazione del governo è molto chiara. Noi abbiamo bisogno di arrivare in tutta Italia a sistemi di centrali uniche d'acquisto e parallelamente a questo arrivare prima o poi, ci stiamo già lavorando, al cosiddetto tema dei costi standard, dove non può essere che una siringa costa diversamente se l'acquisti a Trieste o l'acquisti a Palermo. Perché se avessimo un'uniformità da questo punto di vista, io sono convinto che sia più facile anche intervenire sulle questioni che state affrontando in queste 2 giornate. E non dobbiamo averne timore. Certo che è una sfida che, come dire, è tutt'altro che banale, perché è quella di provare a standardizzare, a semplificare, a uniformare. E da questo punto di vista il principio della meritocrazia è qualcosa che incide. Ma se incide la meritocrazia, che a parole facile da dirsi, forse più complicata a praticarsi, una questione che invece si può praticare facilmente, ad esempio, sono 2. Uno, il principio della rotazione del personale. Non è per colpevolizzare qualcuno, ma è evidente che c'è un principio che si afferma. Noi, come San Francesco, che ha partecipato a un dibattito a Modena, nella mia regione su questo punto, abbiamo messo in campo un piano che arriverà a prevedere anche il fatto che periodicamente tu devi ruotare per il personale, a partire dai 10 persone. Anche perché non ci posso credere che ci siano persone insostituibili, perché vorrebbe dire avere una classe dirigente che non è capace di rispondere al proprio mestiere. Dall'altra parte c'è il tema della formazione, su cui voi insistete molto, anche nel rapporto, che io credo sia un fatto determinante. Abbiamo visto in giro per l'Italia
e laddove la formazione è praticata e fatta da chi sa formare, questo sta cominciando a dare davvero dei risultati. Questi due elementi secondo me devono essere alla base di programmi in ogni territorio che vengano sempre più organizzati. Ce ne aggiungo un altro. Io credo che per programmare, per sconfiggere il malcostume amministrativo a volte del malaffare, serva anche una semplificazione del sistema organizzativo. Noi lo stiamo facendo, o si sta facendo da altre parti, si chiama aggregare. C'è chi ha timore di questo, perché quando provi ad aggregare dei sistemi piccoli e sistemi più grandi, si ha timore di perdere la propria identità, si sbandiera l'idea che qualcuno chiude un ospedale, ma noi non stiamo parlando.